Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo una serata magica all'insegna del divertimento con amici su Project Cars 2 per PC. Sì, perché dopo tante richieste che mi avete fatto, Fabri dai, organizza un campionato, fai una serata, un evento, eccola qua, ve la propongo ed è il venerdì 1 dicembre 2017 Project Cars 2 insieme a me ed Andrea. Ci sono 30 posti disponibili, anzi 28 perché due sono io e Andrea. Vi invito a cercare il gruppo Steam SteamDrivers.eu, farmi la richiesta così poi vi accetto, ma soprattutto di iscrivervi sul forum SteamDrivers.eu dove c'è un forum dedicato per questo evento in cui ci sono i post dove c'è il bar per la chiacchierata insieme agli amici e così facciamo conoscenza, il post per le domande e le perplessità e il post con il regolamento e lo spazio dedicato per le iscrizioni. Allora, vi parlo rapidamente di come si svolgerà la serata o di quello che ho previsto. Quindi, la macchina sarà la Ginetta G40 GT5 perché è facile da guidare, quindi è aperta a tutti. Gli aiuti ho lasciato un po' libero perché non mi va di costringere le persone a doversi adattare a quello che piace a noi, cioè essere un po' più senza aiuti, senza niente. Quindi, lo lasciamo libero, tanto è solo per conoscerci e fare passare una serata tra amici e all'insegna del puro divertimento. Il circuito, ho scelto il Motorsport Arena Oschersleben, mi pare che si chiama così. Circuito abbastanza facile, si può memorizzare rapidamente e in più dà la possibilità, visto la sua configurazione, di provare a fare dei sorpassi. Ragazzi, noi chiediamo fair play, sportività, divertimento, gioia, ridere, eccetera, eccetera, perché è quello che ci interessa. Per quanto riguarda la comunicazione tra di noi, io preferirei che si usasse il software Discord che è gratuito e in più non c'è l'obbligo di installarlo perché si può anche utilizzare tramite il link che vi comunicherò la sera stessa sul forum per poterlo utilizzare su web browser, quindi senza nessun obbligo di installarlo. Per quelli che non hanno microfono, non importa, basta collegarsi, sentite le nostre voci. Perché ci sarà un briefing pre-gara e se volete comunicare c'è comunque la chat, una tastiera è d'obbligo averla, quindi quella ce l'avete. L'evento inizia alle 21, quindi briefing pre-gara di 5 minuti, pratica di 10-15 minuti, qualifica unica sessione da 20 minuti e poi due gare, manche 1 e manche 2, magari con la griglia invertita vedremo, partenza lanciata. Insomma, i dettagli li trovate su steamdrivers.eu, c'è un forum dedicato. Su questo evento qui, come vi dicevo, leggete tutto, iscrivetevi, noi vi aspettiamo a braccia aperte, ragazzi, spero che la proposta vi possa piacere, dopo tutte queste richieste, Fabri fai un evento, fai un campionato, io vi aspetto ragazzi, spero che possiate essere numerosi perché in base a questo evento potremmo organizzarne altri o fare addirittura dei campionati multiclasse, insomma. Le idee ci sono, si riparte alla grande come si faceva nel passato con altri titoli e in più aggiungo una chicca, se fate i bravi e siete buoni con me, potrete avere un video di questo tipo qua. Quindi torniamo sul trenino lì davanti, abbiamo fatto giro per vedere se c'erano cose emozionanti. Tanto Andrea Barocchi abbiamo visto che è uscito fuori per un errore, ma torniamo qui sulla lotta tra i tre. Ormai saranno 5-6 giri in questa emozionante lotta per la quinta posizione. Quinta posizione, sì. Attenzione, vediamo il Fabris se prova all'interno. Sì, ce la fa, incredibile! E ne approfitta forse anche Lorenzo. Finalmente ha trovato lo spiraglio. Fabrizio Miceli per passare Lollo 94 che adesso se la deve vedere contro Enoch che è agguerritissimo perché sa di avere comunque un passo sicuramente superiore a Lollo ma anche di Fabrizio, l'ha fatto vedere per tutta la durata di questa gara e quindi il Fabris che cosa fa? Ne approfitta e scappa via, sarà difficile quindi per Lorenzo scavalcare Lollo, l'ha fatto vedere fino a questo momento, è stato un guizzo da parte del Fabris che ci ha lasciato un po' sorpresi anche in questa parte della gara e quindi vediamo se Lorenzo riesce comunque
a guadagnare qualcosa, ma attenzione perché non è detta l'ultima parola, perché Lollo abbiamo detto che abbiamo e abbiamo visto che ha un motore potentissimo in questa gara, mentre Fabris cerca di scappare via, eccolo all'interno Lollo, vediamo se si fa vedere, ma deve alzare il piede e Fabris era San Donato, riesce a stringere bene all'interno Lollo, un pochettino un po' largo. Ecco, mettiamoci su Lollo che è al centro per vedere cosa succede, mentre il Fabris prende qualche metro, che è qui in questa parte del tracciato che riesce a guadagnare qualcosa, e lo vediamo che ha preso qualche metro qui alla Materassi. Vediamo Lollo se riesce a recuperare qualcosa. Fabrizio scappa via, Lorenzo deve approfittarne, e qui dove la BMW riesce a guadagnare qualcosa sulla Mercedes. Vediamo se qui in discesa Enoch aggressivo, Enoch ancora aggressivo prima delle arrabbiate. È qui che bisogna dare il massimo con la BMW per poter guadagnare. Lo sappiamo che sul rettilineo non c'è nulla da fare all'interno. Vediamo Lorenzo, niente, chiude bene Lollo, chiude molto bene Lollo. Attenzione, è qui che ha subito l'attacco. Vediamo, non cambia di traiettoria, molto onesto e sportivo, ma Lorenzo non può approfittare. Attenzione, va largo Lollo per poi chiudere all'interno. Fabris ne guadagna qualche metro su questa lotta lì per la sesta e settima posizione tra il nostro Lorenzo e Lollo. Bello, no? Commento personalizzato, il vostro nome, cioè, insomma, qualcosa che a me è sempre piaciuto fare. Quindi ragazzi, non esitate a lasciare un commento qui, a lasciarmi un like se vi piace l'iniziativa. Non esitate ad andare a iscrivervi subito, perché secondo me i posti possono partire rapidamente. Un abbraccio a tutti, vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito. Continuate a farmi le richieste perché sono un motivo in più per me per continuare questi video. Un abbraccio ragazzi da Fabris, è tutto, alla prossima, ciao!